Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno del nostro telegiornale. Questa mattina la redazione di Lecce News 24 ha ascoltato il parere di Rosario Centonze, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Lecce, sull'argomento della xylella fastidiosa. A tal proposito vi proponiamo uno stralcio dell'intervista da noi realizzata. Sentiamo. La nostra azione è senza dubbio naturalmente quella fondamentale di informare l'opinione pubblica, ma soprattutto le aziende agricole e insieme naturalmente agli imprenditori agricoli fare esperienza, cioè fare tesoro delle esperienze che poi si vanno a realizzare in campo. Questo perché siamo consapevoli che la pianta è un essere vivente e può avere delle reazioni differenti se si trova naturalmente a Santa Maria di Leuca oppure naturalmente ad Oria. È chiaro naturalmente che ci troviamo di fronte ad una problematica, ad un'emergenza. Proseguiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Ancora sbarchi nel Salento di persone provenienti dal Medio Oriente. Stando alle primissime indicazioni, infatti, pare che 33 cittadini stranieri di origine siriana siano approdati sulle coste salentine, poi rintracciati più avanti dalle forze dell'ordine in due distinti interventi. Provati dal viaggio, bagnati, fradici, visibilmente stanchi, per colpa del lungo e pericoloso viaggio che li ha condotti nella marina di San Cataldo. Non solo, alcuni di loro erano in stato di ipotermia, pertanto, esaminando il grave rischio di salute, è stato necessario un trasferimento immediato presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Dopodiché, una volta terminate le visite, sono cominciate le procedure di identificazione presso il centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. I dati numerici hanno dell'impressionante: solo nell'ultima settimana sarebbero stati circa 120 gli arrivi delle unità clandestine nel territorio provinciale. Proseguiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Lingue di fuoco si sono propagate nelle prime ore della mattinata a Lecce. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in zona Salesiani, dove nei pressi di una piazzetta una Renault Scenic vecchio tipo è andata in fumo intorno alle 5. Ingenti danni alla vettura, che appare completamente distrutta dal cofano fino al parabrezza ridotto in briciole. Ad avviare le indagini, i carabinieri della compagnia di Lecce, chiamati a comprendere se vi sia una matrice dolosa del gesto. Quel che è emerso al primo sopralluogo è che il mezzo sia attualmente in uso ad un volto noto delle forze dell'ordine. Concludiamo il nostro telegiornale come sempre con la pagina sportiva dedicata al calcio. L'attesa è finita, Bomber Moscardelli potrà ritornare a disposizione dell'attacco giallorosso e potrebbe partire già titolare contro l'Ischia Isola Verde nel prossimo match di Lega Pro. Un punto di forza in più, quello del rientro del barbuto attaccante, visto che nelle ultime 4 partite il tecnico Bollini è stato costretto a inventare la punta affidando il ruolo all'esterno Dumbia. Un risultato, però, il ritorno di Moscardelli lo ha già prodotto. Adesso gli organi di informazione non saranno più costretti a porsi interrogativi circa l'impiego di Miccoli, in quanto è appurato che il Romario del Salento di qui alla fine dovrebbe terminare la stagione seduto in panchina. Oggi intanto si è ripresa la preparazione in vista della sfida con la compagine campana. Sono stati a riposo Salvi e Manconi, mentre Caglioni e Papini hanno lavorato indifferenziato. Domani è prevista una singola seduta al Via del Mare. Prima di concludere vi ricordiamo che tutte le altre nostre notizie sono leggibili sul sito internet www.lecenews24.it, anche su versione mobile. Grazie per averci seguito e arrivederci.